Grazie Giorgia, cara Giorgia, caro Ministro Fitto, Governatore Bonaccini, dov'è? È seduto lì. Sindaco Zattini, grazie cari tutti voi. È veramente estremamente toccante per me tornare di nuovo qui in Emilia Romagna, dove sono venuta in visita nello scorso maggio, immediatamente dopo le devastanti alluvioni che vi hanno colpito. E non dimenticherò mai queste devastazioni che hanno provocato queste terribili alluvioni. E quello che mi ricordo più di tutto è questo fango ovunque e le rovine delle case andate distrutte, tutta la devastazione provocata dall'alluvione. Ma quello che ricordo parimenti così vividamente è anche l'enorme solidarietà che immediatamente si è diffusa fra le persone, la volontà, il desiderio, l'aiuto che ciascuno forniva, l'aiuto vicendevole, uomini, donne, bambini, tutti insieme ad aiutarsi, che si aiutavano, si sostenevano e persino cucinavano gli uni per gli altri. E l'Unione Europea, e questo è il messaggio, è stata al vostro fianco sin dal primissimo giorno e continueremo a farlo, lo siamo oggi e continueremo a esserlo. La cooperazione è stata veramente eccellente, è stata eccezionale, questo è stato già citato, è stato già detto. La revisione ha avuto successo, è stata una revisione che è stata quella del Next Generation EU, il vostro famoso PNRR, e abbiamo già previsto, abbiamo dedicato 1,2 miliardi specificatamente a questa regione. Vogliamo aiutarvi a rimettervi in piedi, a essere più resilienti, a migliorare la prevenzione rispetto alle alluvioni per il ripristino delle strutture pubbliche, le infrastrutture, ma ovviamente lo stiamo facendo e faremo ancora di più. Giorgia, hai già citato tutta una serie di misure di prevenzione, per cui non mi soffermerò su queste. Quello che voglio dire è che quello che abbiamo assistito, quello che vediamo anche in tutta Europa, che c'è un riscaldamento del globo, un riscaldamento del mondo e del pianeta, e gli eventi climatici estremi diventeranno ancora più frequenti, quindi dobbiamo combattere e prevenire il cambiamento climatico, perché quello che vale per e va bene per il clima va anche bene per le nostre economie. Grazie al fatto che lo avete già inserito nel vostro PNRR, e questo è molto importante perché state investendo anche nel dispiegamento di energie rinnovabili, di energie pulite, di tecnologie pulite. L'Italia è assolutamente in linea con la tabella rimarcia per quello che riguarda l'attuazione del PNRR. La Commissione ha già erogato la quarta rata alla fine di dicembre, il che significa che metà dei fondi PNRR sono già stati erogati, e questa è una bellissima notizia.